dei settori editoriali, dei giornali, delle pagamento, delle pubblicità. È voluto fare proprio questo. Non solo perché insieme alla casa editrice è stato fatto tutta una politica di abbassamento dei prezzi rispetto al primo libro, proprio per dare la possibilità ai giovani, di questo libro che abbia ai giovani, la possibilità di dare ai giovani quella stessa possibilità di acquistare questo libro, di leggerlo, di condividere esperienze lontane, magari a 800 km, a 10 ore di treno, però che sembrano così vicine. La preparazione di questo libro è stata fatta da Don Ciotti. Don Ciotti ha scritto la preparazione di questo libro che nelle parole di questi ragazzi c'è un retrogusto di persone mature, di persone che nonostante l'età avevano vissuto già esperienze che in altri posti d'Italia purtroppo non vivono. Ma non c'è rassegnazione, non c'è rimpianto su questo libro, c'è la voglia di seminare per raccogliere, e ci trovo molto a sottolineare, perché in questo periodo la mia terra, quando parlo della mia terra, ne parlo con amore, con affetto, che sia Scampia, che sia Napoli, è sempre martoriata da questo perbenismo, dai poveretti, non esistono.